I giovani stanno tornando ad occuparsi di agricoltura dopo un lungo periodo di distrazione da questo settore. Siamo qui alla Pastori, che è una scuola specializzata proprio in agricoltura, che il cui preside oggi mi raccontava che i numeri stanno continuamente crescendo. Quindi c'è un rinnovato interesse. Adesso noi dobbiamo fare in modo che questo ricambio generazionale fra gli attuali responsabili e i proprietari delle aziende con i loro figli o nipoti sia il più positivo possibile. Il cambio generazionale è un aspetto che noi riteniamo fondamentale per la continuità aziendale che il giovane deve dare alla propria impresa, e soprattutto perché il giovane deve essere, a nostro avviso, promotore di tutti quei fattori che sono promozione di innovazione e di cambiamento. Vista la dinamicità dei mercati e la velocità con cui le imprese devono adattarsi ad essi, è importante che questo passaggio sia il meno dannoso possibile e anzi possibilmente rappresenti ulteriori possibilità per quelli che sono i giovani e per facilitare quello che è la loro continuazione nell'attività di famiglia. E questo convegno nasce anche da una collaborazione che noi abbiamo da tantissimi anni con l'Unione Provinciale Agricoltori e incarna un po' la nostra natura. Noi da anni, da sempre in realtà, questa scuola, tenete conto, ha 140 anni di storia e si occupa da sempre di far crescere futuri professionisti nel settore agrario. Quindi crediamo sia giusto investire nei giovani, e vediamo anche che negli ultimi anni c'è stata una grande crescita, un aumento significativo. Negli ultimi 10 anni noi siamo passati da 800 studenti a 1200 studenti. Le statistiche dicono che c'è un certo risveglio, una certa tendenza delle nuove generazioni a interessarsi e ad occuparsi di agricoltura. La politica agricola nazionale ed europea mette a disposizione dei potenziali giovani agricoltori diversi strumenti di sostegno e diversi incentivi. Ismea, da questo punto di vista, mette in campo il solito primo insediamento, c'è il nuovo strumento di autoimprenditorialità giovanile e quindi la possibilità per un giovane già imprenditore di subentrare in un'azienda già esistente. C'è il mondo delle garanzie, quindi per favorire l'accesso al credito con strumenti che consentono l'abbattimento del costo della garanzia se si è giovani. Quindi diciamo che ci sono comunque degli aspetti, delle opportunità che i giovani possono cogliere sicuramente. Il territorio deve passare necessariamente dall'attività agricola. Oggi il suolo, l'ambiente, il pedoclima è necessariamente un volano che rappresenta un modo per metabolizzare tutti gli insediamenti antropici, e quindi in tutte le sue sfumature la figura del dottore agronomo, del dottore forestale può trovare sicuramente un interesse anche da parte dei giovani, e quindi ci auguriamo che il percorso che tanti hanno fatto passando da questo istituto agrario, terminando poi con una laurea affine alla professione del dottore agronomo e forestale, possa essere intrapreso.